Allora, noi siamo di Abaco, già qualcuno probabilmente ci conosce per altri servizi che gestiamo. Da quest'anno, appunto, l'introduzione, il Comune di Tempio Pausania ha previsto l'introduzione dell'imposta di soggiorno a partire dal 1 gennaio 2023. Come si svolgerà l'incontro? Ci sarà una breve presentazione di proprio come gestire e come deve essere gestito il cliente che soggiorna presso le vostre strutture, appunto, e dopo tutti gli adempimenti che sono previsti per la corretta comunicazione con il comune e dopo tutti gli altri adempimenti previsti appunto per quanto riguarda le strutture ricettive. Vi condivido lo schermo così viene presentata. Ok, ditemi se si vede. Sì, mi confermate? Si vede? Scusate. Sì, ti vediamo. Perfetto. Allora, come regola iniziale, l'imposta di soggiorno è prevista per tutti coloro che alloggiano presso le strutture ricettive nel territorio. Quindi, qualsiasi soggiorno che appunto viene effettuato nelle vostre strutture ricettive è soggetto ad imposta. L'imposta di soggiorno, appunto, prevede che il gettito che viene raccolto dagli ospiti serva appunto per interventi di manutenzione, fruizione di recuperi di beni culturali e servizi. Che cosa siete tenuti a fare, appunto. Devono essere informati prima di tutto gli ospiti dell'applicazione e dell'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno, quanto è dovuto ed eventuali esenzioni. Dopo vi farò vedere quali sono le esenzioni previste dal regolamento. Per il comune. Ciascun comune ovviamente prevede da regolamento appunto determinate esenzioni. Quindi informare gli ospiti. Deve essere riscossa l'imposta e rilasciata quietanza. La quietanza può essere o già inserita nella vostra ricevuta che voi rilasciate al cliente, quindi nella ricevuta dell'hotel o della locazione, deve essere inserita, scusate, una voce a parte in cui c'è scritto riscossa a titolo di imposti di soggiorno tot euro, oppure possono essere eventualmente utilizzati quei blocchetti che possono essere acquistati in tabaccheria in duplice copia, una copia deve essere rilasciata all'ospite, una copia deve essere conservata da voi. Tutte le ricevute devono essere, scusate, conservate per 5 anni. Eventuali esenzioni devono essere certificate, devono essere autodichiarate dall'ospite. Anche quelle, appunto, dovete conservarle in modo tale che in caso di controlli, in caso di richieste di verifiche da parte dell'ente o da parte di altre tipologie per altri controlli, voi avete a disposizione tutta la documentazione per appunto comprovare il fatto che la dichiarazione che avete trasmesso periodicamente al comune effettivamente corrisponde alle presenze che voi avete effettivamente ricevute nella vostra struttura. Piccolo particolare, i gestori sono identificati come responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno. Quindi,
In qualsiasi caso siete tenuti appunto a riscuotere e a riversare le imposte di soggiorno. Devono essere dichiarati al Comune di Tempi Pausania. Nella seconda parte dell'incontro vi farò vedere appunto il programma messo a disposizione e entro il 16 del mese successivo alla riscossione. Quindi, esempio, la riscossione del mese di gennaio entro il 16 di febbraio dovete comunicare le presenze appunto effettuate nel mese di competenza. Quindi gennaio entro il 16 di febbraio, il mese di febbraio entro il 16 di marzo e così via. Sono previste appunto tariffe differenziate per ciascuna tipologia di struttura. Quindi, gli alberghi 5 stelle 3 euro, 4 stelle 2,50 euro, 3 stelle 2 euro, 2 stelle 2 euro. Tutte le altre tipologie è prevista la tariffa di 1 euro a notte a persona per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Questo cosa vuol dire? Che se una persona dorme soggiorna, pernotta presso la vostra struttura per 10-15 giorni, un mese, in qualsiasi caso pagherà solamente le prime 5 notti. Oltre non è prevista l'imposta. Ok? Per quanto riguarda le tipologie di strutture, quindi locazioni turistiche, aree di sosta, camper, campeggio, non imprenditoriali, è prevista, questa è un'adesione che potete scegliere appunto se aderire o meno a questa tipologia di tariffa, è prevista una tariffa forfettaria di 100 euro da versare entro il 31 di gennaio. Ed in questo caso, appunto, con il versamento dei 100 euro, a inizio gennaio, diciamo che siete dispensati tutti gli adempimenti previsti per quanto riguarda l'imposta di soggiorno sono completati, sono assolti. Quindi entro il 31 di gennaio, eventualmente 2023, aderendo a questa tipologia di tariffa, sapete che non siete obbligati alla comunicazione e al riversamento mensile dell'imposta di soggiorno. È una scelta opzionale, quindi chi dovesse aderire per quanto riguarda la tipologia di locazione turistica alla tariffa forfettaria dei 100 euro, può eventualmente riscuotere, decide di riscuotere 1 euro a notte a persona per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Come vi dicevo prima, sono previste tutta una serie di esenzioni, appunto, e quindi non è previsto il versamento dell'imposta. Chi non deve pagare? Non devono pagare i residenti del comune di Tempio Pausania, i minori fino a 12 anni, i soggetti che praticano terapie riabilitative, chi assiste i degenti, chi lavora nelle strutture ricettive, i disabili, gli autisti di Pullman, i soggetti ospitati in forza di provvedimenti emergenziali. Le forze di polizia, quindi polizia, forze armate, vigili del fuoco, protezione civile, solo in caso di motivi, se soggiornano per motivi di servizio, quindi non se vengono lì per altri tipi, per un soggiorno turistico. Sono esenti anche i cittadini stranieri rientranti in piani nazionali di accoglienza, i gruppi di pensionati di età non inferiore ai 65 anni, gli agenti di viaggio, le squadre sportive, i giornalisti per promozione turistica e gli ospiti che soggiornano a carico del Comune di Tempio Pausania. Quindi queste sono le tipologie di esenzioni previste dal regolamento.
tutti gli altri ospiti sono obbligati al versamento appunto dell'imposta di soggiorno per un massimo di 5 notti. Come vi dicevo prima, la dichiarazione e il riversamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo al quale del mese di riferimento. Quindi mese di gennaio deve essere riversato, dichiarato e riversato entro il 16 febbraio, il mese di febbraio entro il 16 marzo, marzo entro il 16 aprile e così via. Attenzione, se non doveste avere ospiti nel mese di riferimento, la dichiarazione comunque va presentata a zero, okay? Perché comunque non presentare la dichiarazione è comunque una mancata dichiarazione, quindi eventualmente sanzionabile. Quindi attenzione, appunto, in qualsiasi caso tutte le dichiarazioni devono essere comunicate, che siano a zero e speriamo insomma con degli importi dei turisti, devono essere comunicate entro il 16 del mese successivo al mese di riferimento. Qui ha provato a evidenziare un breve, beh, questo magari ve lo faccio vedere dopo. Allora, la comunicazione al no, prima di tutto ci sono domande su questa parte, ci sono dei dubbi? Non sento, ok. No, vai avanti. Ok, allora, per effettuare la dichiarazione appunto periodica, quella che vi ho appena detto, entro il 16 del mese successivo, è stato messo a disposizione un portale a cui voi vi potete collegare sia da PC, da smartphone, da tablet, quindi da qualsiasi apparecchiatura, da qualsiasi device. Il collegamento è stato inserito dal sito principale, quindi dalla home page del comune di Tempio Pausania, scorrendo alla fine della pagina principale, è stato inserito il link appunto che riporta direttamente alla presentazione dell'imposta di soggiorno. Eccolo qui. Cliccando, vedete, c'è una breve descrizione, che è il riepilogo di cosa appunto vi ho appena detto, quindi che cos'è l'imposta di soggiorno, chi deve riscuoterla, come deve essere riversata, le tariffe e tutte le varie esenzioni. In questa pagina trovate il collegamento qui in alto, che vi riporta al portale di imposta di soggiorno. Quindi cliccando, ok, questa è la pagina di accesso al portale appunto messo a disposizione. Che cosa vedete? Allora, qui in alto avete la mail di riferimento a cui potete appunto scriverci o contattarci per qualsiasi tipo di richiesta. Quindi l'indirizzo mail è imposta soggiorno@abacospa.it, il numero di telefono a cui ci potete contattare. Qui sotto trovate la modulistica prevista per la gestione dell'imposta di soggiorno. Eventuali FAQ e la cartografia appunto dove sono posizionate le strutture ricettive. Per accedere al portale, che cosa è sufficiente? Cliccare nell'area che trovate qui in alto sulla destra, vedete, accedi all'area personale. Allora,
Le strutture presenti nel comune di Tempio Pausania, le strutture ufficiali, sono già state precaricate, quindi nella banca dati dovreste essere già inseriti appunto come a livello di gestori di strutture ricettive. Nei prossimi giorni riceverete una mail nella vostra casella email in cui verrà comunicato il fatto appunto che siete abilitati ad accedere al portale che adesso vi farò vedere. Siete abilitati all'accesso al portale di imposte di soggiorno e quindi avete la possibilità di creare la password. Questa è la mail che riceverete, ok? In cui c'è scritto nuovo accreditamento e servizi online, i vostri dati, la mail a cui è stata spedita appunto la comunicazione e in cui si dice: gentile utente, siete registrati all'imposta di soggiorno, clicca qui per creare la password, quindi è sufficiente cliccare sul link, voi create la vostra password e per accedere è sufficiente utilizzare il codice utente che ritroverete nella mail e la password che avete creato voi autonomamente. Quindi ripeto, fra pochi giorni o comunque inizio della settimana prossima riceverete una mail. In questa mail vi viene chiesto di creare una password. L'accesso al portale viene creato con il codice utente che trovate nella mail e la password da voi creata. Quindi, una volta creata la password, inserite il codice utente che trovate nella mail. Perfetto. Allora, al primo accesso vi verranno richiesti dei dati mancanti o comunque parziali per completare il vostro profilo. Quindi verrete guidati man mano nella compilazione dei dati mancanti. Ripeto, una parte dell'anagrafica vostra e della struttura sono già precaricati, alcuni dati sono mancanti o parziali, quindi a seconda di ciascuna struttura, di ciascun gestore, i dati richiesti appunto possono essere differenti. In questo caso a me viene chiesto di inserire la data di nascita, il comune di nascita, cosa importante che sicuramente verrà richiesto a tutti, verrà richiesto di inserire la scansione, quindi il file PDF della propria carta d'identità. Quindi della carta d'identità del proprietario o gestore. Quindi carta d'identità, il comune di Tempio, inserire il numero della carta d'identità, la data di rilascio e la data di scadenza della carta d'identità.
Quindi può essere la carta d'identità o il passaporto o la patente, quindi un documento di identità. Compilati i dati, si allega il file. E si preme su Registra il documento di identità. Si conferma. Bene, quindi la parte anagrafica. Allora, nella prima parte viene richiesto il completamento dei dati anagrafici del gestore, del proprietario o comunque del legale rappresentante nel caso di attività imprenditoriale. Completata la prima parte, quindi con l'inserimento della carta d'identità, si entra effettivamente nel portale. Si apre questa maschera in cui appunto viene richiesto che cosa si con che attività si vuole procedere. In questo caso, scusate, in questo caso decidiamo di chiudere appunto per verificare, per accedere a tutte le funzioni. In questa schermata, appunto, vedete il riepilogo, scusate, l'accesso al portale. Per accedere è sufficiente cliccare sul pulsante principale, quindi questo pulsante qui più grande in cui c'è scritto Soggiorniamo e si accede al portale. Scusate, perché si è bloccata. Ok, anche in questo caso il programma vi comunica che mancano alcuni dati, però in questo caso della struttura. Quindi se nella prima parte veniva richiesto il completamento dei dati anagrafici vostri, quindi in quanto proprietari, adesso la seconda parte richiede i dati della struttura ricettiva. Viene segnalato che mancano alcuni dati nella struttura ricettiva, in questo caso è stata chiamata da Mario, mancano i dati catastali, il numero delle camere e il numero di posti letto. Qui sotto appunto c'è scritto come completare i dati. È sufficiente cliccare sul nome della struttura ricettiva per accedere all'anagrafica della struttura. Ok, vedete che i campi che possono essere modificati da voi è il numero di alloggi, il numero di camere e il numero di posti letto. Questi sono i dati appunto mancanti, quindi si inserisce il numero di alloggi, quante camere e quanti posti letto. Eventualmente avete la possibilità di inserire il telefono della struttura o l'email della struttura o il sito web eventualmente. Avete la possibilità inoltre di consentire o meno la visibilità della vostra struttura, scusate, pubblicare, di rendere consenso alla pubblicazione nella cartografia, scusate, dei dati appunto del nome della struttura, del telefono o dell'email. Questa è un'opzione che potete appunto attivare o meno a seconda della vostra scelta. Quindi selezionando no, i vostri dati non verranno pubblicati, ripeto, i dati della struttura, non i dati vostri anagrafici.
non verranno pubblicati, selezionando sì, si dà il consenso a pubblicare nella cartografia pubblica, appunto, che è messa a disposizione di tutti, si dà il consenso a pubblicare i numeri di telefono e l'email e il sito web della struttura. Si salva. Ok. Ultimo passaggio, forse quello un po' più critico, devono essere inseriti i dati catastali della struttura ricettiva, quindi sempre nella stessa pagina in cui trovate il numero di camere, posti letto, scendendo trovate appunto la sezione dedicata ai dati catastali, i mobili utilizzati per l'attività ricettiva. Al momento trovate dati assenti. Per aggiungere i dati relativi alla vostra struttura, dovete selezionare il pulsante Nuova unità e qui andare ad inserire i dati catastali, quindi sono i tre numeri, foglio, numero e sub. Ok, sto scegliendo a caso, quindi ecco. Comunque vanno inseriti i dati catastali della struttura ricettiva. Ok. Viene identificato la categoria, la consistenza, la rendita, va inserito l'indirizzo della struttura, il civico eventualmente, e la descrizione. La descrizione è semplicemente un nome di fantasia, se avete, appunto, se lo avete previsto, se in regione e in questura vi siete registrati con un eventuale nome di fantasia, quindi eventualmente. Qui nella cartina a destra vedete che il pallino che identifica la struttura si è posizionato all'indirizzo si posiziona all'indirizzo della struttura ricettiva. Se non dovesse essere corretto, voi avete la possibilità di posizionarlo correttamente nella posizione dove è posizionata appunto la struttura. Quindi, concluso con l'inserimento dei dati catastali, si salva. E ok. Bene, con quest'ultima operazione la configurazione iniziale, quindi deve essere fatta un'unica volta, la prima volta, il primo accesso, la configurazione è completata e adesso siete operativi per la gestione, appunto per l'inserimento delle dichiarazioni periodiche per le imposte di soggiorno. Si torna su scrivania, quindi cliccando su scrivania voi sapete che tornate sempre diciamo sul desktop, quindi alla pagina iniziale del programma. Ok, e vedete che adesso appunto sono comparse tutte le icone che servono alla gestione delle imposte di soggiorno. Ci sono domande fino adesso? Ok, proseguo. Allora, adesso vi faccio vedere, ci sono più possibilità, il programma prevede più possibilità di trasmissione, di gestione delle imposte di soggiorno, perché il programma è previsto sia per le strutture, diciamo più piccola gestione familiare, quindi la gestione non imprenditoriale, sia per le strutture più grandi, quindi strutturate
o che hanno un gestionale già in casa, quindi vi farò vedere, ci sono quattro modalità di gestione, di comunicazione, di possibilità di comunicazione, dalla più semplice a quella un po' più complessa. Voi potete scegliere quella che preferite, non c'è un utilizzo migliore o peggiore dell'altro. L'importante appunto è trasmettere la comunicazione e ognuno di voi può scegliere quale metodologia più si addice alla vostra tipologia di struttura. Quindi, prima metodologia, prima possibilità di comunicazione, di trasmissione di dichiarazione. La dichiarazione semplificata è quella più semplice e basica. Come funziona? Vedete che cliccando sul pulsante il programma vi propone, vi fa scegliere di quale periodo volete trasmettere la dichiarazione. Scusate. Come vi dicevo prima, la dichiarazione è mensile, quindi ogni mese deve essere trasmessa la comunicazione. In questo caso, per esempio, voglio trasmettere la dichiarazione del mese di ottobre e vedete che si apre una tabella semplice in cui sono già caricati appunto la riga relativa agli ospiti paganti e in più tutte le esenzioni previste dal regolamento, quindi i residenti, i minori. I disabili, tutte le esenzioni sono inserite in questa tabella. Che cosa deve essere inserito? Deve essere inserito solamente il numero di ospiti e il numero di persone, scusate, il numero di ospiti, quindi il numero di persone e il numero totale di notti dormite. Faccio un piccolo esempio. Ve lo faccio vedere qui. Esempio, se un ospite dorme per 2 notti, il dato che deve essere inserito è un ospite, quindi una persona che è pernottato per 2 notti. Secondo esempio, due ospiti per 2 notti sono due persone, il numero totale di notti dormite sono 4 perché ciascun ospite dorme per 2 notti, quindi sono 2 più 2 notti. Se un ospite dorme per 15 notti, sempre il numero di ospiti 1, il numero di notti tassabili deve essere inserito 5. Scusate, qui c'è un errore. Deve essere inserito 5, deve essere inserito 5 perché sono le 5 notti tassabili. Ricordo che a Tempio Pausani, appunto, il numero massimo di notti tassabili è 5, quindi numero di ospiti 1 per notti soggette d'imposta sono 5. Le notti esenti, quindi le notti oltre le 5 tassabili risultano essere 10. Altro caso, due ospiti per 15 giorni sono due persone per 10 notti, perché come prima, quindi ogni ospite dorme per 5 notti tassabili, i pernottamenti esenti sono 20, perché sono 10 più 10. Altro esempio, ultimo, due ospiti più i due bambini per 20 giorni sono due ospiti soggetti d'imposta, due bambini esenti, come prima ci sono 10 notti tassabili, i pernottamenti esenti sono 30 degli adulti più 40 dei bambini. Ok?
Quindi, nell'esempio che vi ho appena fatto, due ospiti per 2 giorni sono due ospiti e 4 notti tassabili. Come vedete, appunto, la tariffa è già inserita sulla base della tipologia di struttura che avete in gestione. Quindi, per quanto riguarda gli alberghi 4 stelle, la tariffa è di 2,50 euro, ospiti 2, pernottamenti 4, totale imposta 10. Quindi possono essere inseriti il numero di bambini. Vedete che anche se aggiungo il numero di notti, l'imposta rimane comunque sempre a zero. Ok? Quindi l'aumento, l'imposta viene calcolata solamente negli ospiti paganti presso la struttura ricettiva. Quindi, man mano che vengono aumentate le notti, l'imposta viene calcolata automaticamente. Attenzione appunto ad inserire il numero totale di notti. Una volta completato l'inserimento, si salva la dichiarazione. In questo caso è possibile uscire dal programma, rientrare, è possibile modificare quante volte volete la dichiarazione, fin tanto che, appunto, io posso risalvare la dichiarazione, posso entrare ogni giorno e modificare e aggiungere eventuali ospiti che ho nella struttura in modo tale da appunto non perdere il conteggio degli ospiti. Posso aggiungere, vedete che qui c'è la riga dei pernotti oltre le 5 notti, aggiungo il numero di notti extra. Quindi oltre le 5 notti, salvo, ok. Una volta completato il mese, completato il periodo di riferimento, seleziono il pulsante elenco dichiarazioni periodiche. Ok, vedete che qui ho la mia dichiarazione del mese di ottobre che è ancora in bozza. In bozza cosa vuol dire? Che non è ancora stata trasmessa ufficialmente al comune. Ok, quindi fin tanto che non è trasmessa, voi avete la possibilità di modificarla quante volte volete. Ok. L'importante è che entro il 16 del mese successivo voi premiate il pulsante trasmetti. Una volta trasmessa, ok, vi richiede la conferma della trasmissione. Una volta trasmessa, ecco, la dichiarazione è stata inviata, trasmessa ufficialmente al comune. Il trasmetti, vedete che all'inizio della riga vi compare il documento. Un attimo, adesso si apre. Ok, c'è il documento riepilogativo in cui c'è scritto il sottoscritto, il gestore, eccetera, eccetera, ha dichiarato 9 ospiti, un totale di esenti, un totale di notti per un totale di 37 euro. Sotto, appunto, c'è tutto il dettaglio della dichiarazione che voi avete trasmesso. Nell'ultima pagina ci sono. Viene definita la modalità di pagamento, quindi anche qui appunto troverete in ciascun riepilogo le modalità di pagamento, quindi verrà definita, riceverete, verrà dettagliata appunto la modalità di pagamento, le eventuali cause da inserire e il totale da versare. Questo documento che
ho appena aperto e che ritrovate appunto all'interno del portale, lo stesso documento vi arriva anche tramite mail. Vedete? Ok. Vi arriva una mail in cui appunto si conferma la trasmissione della dichiarazione e lo stesso documento che vi ho appena mostrato, ve lo potete appunto conservare nella vostra casella di posta. Ok? Quindi questa è la prima modalità, la modalità più semplice in cui selezionando dichiarazione, scusate che, ok. Quindi la prima modalità, dichiarazione semplificata, è quella più semplice. Compilando la tabella, voi avete la possibilità di inserire il numero totale delle presenze che avete avuto in struttura. Seconda modalità, dichiarazione analitica, è quella un po' più completa, è simile alla prima, selezionando nuova dichiarazione, qui appunto avete tutti i mesi a disposizione e vi fa vedere quale mese appunto non è ancora stata trasmessa. Esempio, il mese di novembre, premi qui per creare la dichiarazione periodica. Piccolo particolare, come vi ho detto prima, la dichiarazione. Scusa Davide, Sì. potresti andare un attimino più spedito? Ah sì, ok. Sì. Così risparmiamo un po' di tempo. Ok. Perfetto, Allora, grazie. vado veloce. Allora, concluso solo una cosa, la dichiarazione a zero eventualmente potete trasmetterla solamente cliccando sul pulsante appunto trasmetti dichiarazione a zero e voi avete finito. La dichiarazione analitica si seleziona il periodo. Come prima avete una tendina in cui avete la possibilità di aggiungere man mano le presenze o le esenzioni appunto degli ospiti che soggiornano presso la vostra struttura. Quindi qui avete il dettaglio di giorno in giorno eventualmente e appunto avete il report costante di tutte le presenze che hanno soggiornato presso la vostra struttura. Come prima, una volta completato il mese, si salva in bozza. Ok, e come prima, per trasmettere ufficialmente, si trasmette la dichiarazione. Ok, come prima avete il documento che vi arriva anche tramite mail. Una volta effettuato il pagamento, appunto saremo noi a registrare la contabile dopo una volta che avremo il dettaglio. Altra possibilità di trasmissione di gestione dell'imposta. Come Allora, selezionando qui sulla sinistra Reservation, avete la possibilità di abilitare la modalità delle ricevute. Che cosa sono? Come vi dicevo prima, nel momento in cui riscuotete l'imposta, siete obbligati a rilasciare loro una ricevuta. In questo caso avete la possibilità, vedete, di predisporre una ricevuta, ovviamente solamente ai fini delle imposte di soggiorno, che potete rilasciare al cliente o eventualmente trasmettere tramite mail, in modo tale anche che sulla base dei dati che voi inserite degli ospiti,
In questo caso, ospiti paganti, voi potete definire da quando a quando si soggiornano gli ospiti, quanti ospiti, e il programma calcola già automaticamente il dovuto. Quindi in questo caso non siete più voi a dover effettuare il calcolo di quante notti sono tassabili, quante no, quanti esenti oppure quanti no. Il programma, sulla base dei dati appunto della data di arrivo di partenza e il numero di ospiti, effettua già il calcolo, quindi 2 ospiti per 5 notti, totale 2,50 euro, per 2,50 euro la tariffa finale, eccolo qui, è di 25 euro. Sulla destra potete scaricare la ricevuta, ok, in duplice copia, quindi una copia per voi e una copia per loro, in modo tale appunto che abbiate già il calcolo effettuato dal programma. Completato l'inserimento di tutte le ricevute, nella dichiarazione analitica vedete che qui c'è il pulsante importa da ricevute. In questo caso, selezionandolo, il programma si importa già il dettaglio di tutte le ricevute che avete emesso e il calcolo lo effettua lui automaticamente, quindi ripeto, senza che voi siate obbligati di inserire a segnarvi o comunque ad inserire man mano tutti gli ospiti. La distinzione fra persone esenti, non esenti, tassabili, giorni extra, viene effettuata direttamente dal programma. Quindi, verificato il totale, come prima, si salva in bozza e si trasmette. Ultima possibilità, questa è un po' più completa. Modalità schedine, c'è la possibilità di configurare gli accessi Istat e Questura, perché appunto già sapete che già lo fate, dovete trasmettere alla Questura l'arrivo dell'ospite entro le 24 ore dall'arrivo appunto presso la vostra struttura, e all'Istat dovete comunicare periodicamente il dato delle presenze. Quindi configurati i dati di accesso qui nel portale, avete la possibilità di avete la possibilità di inserire una volta sola il dato di arrivo, partenza dell'ospite, sempre qui, rossi, avete la possibilità di inserire il dato completo, il dato anagrafico del vostro ospite, quindi come voi lo inserite, inserite i dati in Questura, questa è la stessa maschera, i dati richiesti sono gli stessi, identici, in modo tale che una volta che voi avete completato il dato, faccio vedere velocemente,
Una volta completato l'inserimento dei dati anagrafici dell'ospite, quindi ripeto, gli stessi dati che voi dovete già inserire nella questura, avete la possibilità di esportare un file, quindi potete scaricare il file che poi caricherete nel sito dell'alloggiato web, quindi nel sito della polizia, della polizia di Stato. Allo stesso modo potete scaricare un file, ok, un file da trasmettere al portale della regione Sardegna, ok? Quindi inserendo una volta sola il dato qui dentro, quindi con il dato completo, l'anagrafica completa degli ospiti, avete la possibilità di trasmettere la dichiarazione sia alla questura, all'Istat e, come per le schedine, la dichiarazione di imposta di soggiorno viene compilata automaticamente. Ok, questa è la modalità, diciamo, un po' più complessa, ma più completa, nel senso che con l'inserimento un'unica volta dei dati degli ospiti, voi avete completato tre adempimenti. Ok, importo da schedine, eccolo qui, il totale che si diceva prima. Ovviamente le tempistiche devono le tempistiche per l'inserimento dell'ospite deve rispettare quelle della questura. Questo è chiaro, nel senso che mentre per la funzionalità delle ricevute, voi avete la possibilità di inserire il dato nel programma anche a fine mese, il dato che voi dovete trasmettere alla questura, ovviamente, dovete inserire l'ospite nel portale entro le 24 ore dall'arrivo appunto dell'ospite presso la vostra struttura. Ok. Vi faccio vedere le ultime due cose rapidamente. Allora, come vi dicevo prima, l'imposta nel Comune di Tempio Pausani è previsto per tutto l'anno. Avete la possibilità di definire il periodo di apertura e chiusura della vostra struttura. In questo caso, tutti i periodi di chiusura, in tutti i periodi di chiusura non siete ovviamente obbligati a trasmettere la dichiarazione. Esempio, se siete aperti solamente dal mese di maggio a settembre, definite appunto il periodo di apertura dal primo di maggio, aprile, maggio al 30 di settembre. Ok, in questo caso voi sarete obbligati a trasmettere le dichiarazioni solo in questo periodo. Perché? Perché ovviamente voi definite l'apertura solamente in quel periodo, quindi di conseguenza tutti i mesi di chiusura non sarete obbligati a trasmettere la comunicazione. Questa è una cosa. Ok, ultimissima cosa, la modulistica avete sempre a disposizione qui appunto il pulsante modulistica in cui potete visionare e scaricare appunto tutta la modulistica prevista per appunto la testata di esenzione, il modello di ricevuta, che ripeto, potete utilizzare questo, potete utilizzare quello che viene predisposto dal programma, le scadenze, i tariffari, avete qui a disposizione tutto quanto. È presente un manuale in linea, quindi
Eccolo qui, sulla I, qui sulla sinistra, è previsto il manuale d'uso che potete appunto visionare per alcune, per qualsiasi dubbio. Per qualsiasi richiesta ci potete contattare, appunto vedete qui, in posta soggiorno a Bocco Spa, il numero di telefono, gli orari e qui sotto vedete appunto l'andamento anche della riscossione della vostra struttura ricettiva. Davide, diamo spazio a qualche domanda? Cosa? Diamo spazio a qualche domanda? Sì. Ok. Ma io non sento, scusate. Io non sento le domande. Buongiorno. La mia domanda è riferito al periodo di chiusura. Sì. La mia struttura è aperta tutto l'anno. Ok. Però diciamo che il lavoro si fa da maggio fino a settembre. Il periodo di chiusura, devo sempre, nonostante io nella licenza sono aperta tutto l'anno, devo sempre fare la comunicazione mensile oppure la data che io prevedo di lavorare la posso inserire al di fuori dall'autorizzazione di apertura che ho dal comune? Non so se no. Mi sono spiegata. Sì, no, in questo caso, visto che appunto lei ha comunicato al comune e anche in regione, penso di essere aperta tutto l'anno. In questo caso dovrebbe trasmettere le dichiarazioni per tutto l'anno. Ok. Sì, come non so se ha visto prima. Per caso appunto dovesse appunto trasmettere la dichiarazione a zero, lei basta che entri, c'è il pulsante appunto, trasmetti dichiarazione a zero e ha finito. Spero di aver risposto. Va comunicato al cliente che a partire dal 1 di gennaio ci sarà l'imposta di soggiorno nel comune di Tempio? Cioè è un'informazione che il cliente deve avere a monte, nel momento in cui lui prenota deve essere informato del fatto che c'è un'imposta di soggiorno oppure può, diciamo, ormai il 90% delle persone chiedono e in diversi rimangono anche magari sorprese del fatto che non ci sia, ma a prescindere da quello, a livello di diciamo normativa è necessario informare prima, quindi va inserito nel sito internet, va inserito... Sì, devono essere informati nel senso appunto anche come mi diceva lei, appunto sono stupiti ormai che non... eventualmente che non ci fosse l'imposta, appunto devono sapere eventualmente c'è c'è il tariffario che volendo potreste anche esporre, in cui appunto ci sono anche le tariffe e in cui è definito anche il periodo di eccolo qui, ci sono tutte le esenzioni. Okay, fornire da, non so, Confcommercio, Federalberghi, qualcuno una dicitura in modo tale che tutti magari ci uniformiamo nell'informare il cliente nella stessa maniera, oppure come fanno negli altri comuni? Cioè voi chiaramente gestite l'imposta di soggiorno in tantissimi comuni d'Italia, per cui ci interessa fare le cose insomma nel modo migliore e più efficace, perché se il cliente è informato prima non rimane infastidito dopo, se invece lo viene a sapere dopo, per quanto possano essere 5 o 7 euro quello che è, comunque non gradisce. Sì, no, allora non c'è una formula in cui c'è scritto appunto in che modo deve essere informato il cliente, l'utente, sì, esatto, il cliente.
Deve essere una comunicazione chiara, quindi appunto che voi la inseriate nel vostro sito o che mettiate appunto questo tariffario, comunque una comunicazione eventualmente del, non so, del comune con l'inizio dell'applicazione dell'imposta di soggiorno dal 1° di gennaio 2023. Appunto, si intende quello come comunicazione di, cioè che il cliente deve essere informato. Okay. Domanda per noi, no. Poi non voglio monopolizzare, però il cliente l'imposta di soggiorno la paga in contanti, la paga con la carta di credito, come ci dobbiamo gestire in questo senso? Come vuole? Sì, non c'è un vincolo in quel caso. Sì. Non c'è. Non all'arrivo, ma alla partenza. Neanche quello, perché c'è scritto entro la partenza, perché lì dipende dalla tipologia, perché ovviamente magari gli appartamenti la riscuotono all'inizio, cioè quando riscuotono anche l'affitto, magari gli hotel alla fine, quindi è previsto entro il termine del soggiorno. Ultima domanda per quanto mi riguarda. Diciamo, le esenzioni, le gratuità, tutti coloro che non devono pagare, ci sono poi dei controlli incrociati oppure è lasciato all'onestà del gestore della struttura ricettiva indicare se effettivamente, adesso leggevo prima, non so, se uno è qua per fare cure, non è che noi ci possiamo far rilasciare un certificato medico. No, un certificato medico no, però un'autodichiarazione, che è questo, è l'attestato di esenzione. Allora, ovviamente per i bambini direi bene, che certo. Difficile, ok. Sì, è stato inserito anche questo, però giusto per. Però è un'autodichiarazione in cui cioè il sottoscritto, quindi l'ospite, dichiara di aver prenotato presso la struttura ricettiva per questo motivo, perché appunto perché sto praticando terapie riabilitative. Ok, quindi io sottoscritto, Davide Cavardan, sottoscrivo di, cioè autodichiaro di essere qui per questo motivo. Ok, voi dopo conservate questa modulistica. Perché nel momento in cui voi farete la dichiarazione, appunto, nella tabella che vi ho fatto vedere prima, dovrete inserire ospite 1, pernotti esenti, nella riga relativa ad esempio ai soggetti che praticano terapie riabilitative, un ospite per 5 notti. Nel caso appunto di controlli, vi verrà chiesto, bene, effettivamente facci vedere chi è questa persona, e voi avrete appunto questo modello di esenzione sottoscritto dalla persona che ha richiesto l'esenzione. Ok, sì. Molto complicato. Ci sono altre domande? Ditemi voi. No, le dichiarazioni. Sì? Non sento. Mi senti, Davide? Sì, adesso sì.
Adesso non lo sento. Sì. E tu fa una ricevuta, fa un euro, una ricevuta e fa che la ricevuta. Mi senti, Davide? Sì, sì, sento. Potresti spiegare un attimino come funziona nel caso in cui ci siano prenotazioni Airbnb, Booking e quant'altro? Sì, allora, nel caso di Airbnb, Booking, eccetera, non, i portali non riscuotono l'imposta per conto vostro. Quindi in qualsiasi caso deve essere richiesta da voi all'arrivo dell'ospite. Perché Airbnb, Booking e tutti i portali di prenotazione non gestiscono l'imposta, perché comunque essendo una cosa nazionale e oltre, appunto, non possono prevedere tutte le esenzioni previste da ciascun regolamento di ciascun comune. Quindi, appunto, ripeto, non riscuotono per conto vostro, ecco. A meno che, appunto, non abbiate sottoscritto voi con loro una convenzione, però attenzione che, come vi ho appena detto, Booking, Airbnb, eccetera, eccetera, non tengono conto delle varie esenzioni e dei periodi massimi di applicazione dell'imposta. Quindi, ad esempio, se un ospite soggiorna da voi per 15-20 giorni, Airbnb... Davide, un secondo che c'è qualche domanda, un secondo solo. Sì. Allora, prendiamo il caso di un B&B che non deve rilasciare ricevuta né fattura obbligatoria al cliente. Bisogna comunque rilasciare una ricevuta, io ho capito anche una ricevuta generica in duplice copia, dove presumo che ci voglia il timbro del B&B. No, non ci vuole niente. Cosa ci vuole? Sì, ok, una ricevuta semplice in cui si dice di aver riscosso, in cui si attesta appunto la riscossione del... non serve marca da bollo, non serve... Non serve marca da bollo, ok. Certo che no. Okay. È una tassa, non si applicano le tasse sulle tasse. Fare. Può essere anche fatto una volta al mese. Che cosa? Questo che bidani che pagano 100 euro all'anno. Devi fare il bilancio tutti i mesi. Però deve essere, lo può fare anche un B&B. Sì, ma lei ha partita IVA? No. Allora dobbiamo vedere i requisiti. Secondo me lei lo potrebbe fare. Dice, esatto. Sì. Esatto. Esatto. Più facile. Chi lo può fare sicuramente. Chiediamo di registrare una carrozzina, passiamo una volta e devo farlo un giorno, cioè, anche se faccio a fine mese, mi devo accumulare tutte le ricevute, tutti i check-in, devo farlo un po' di mezzo. E in più che Davide, senti cosa stanno chiedendo. Aspetta che facciamo avvicinare la signora, scusi. Si vuole avvicinare così poi ci risponde così. Mi sente? Sì, sì. Allora, se io faccio anche un lavoro a fine mese, mi devo caricare comunque tutti i dati, tutti i check che ho fatto, o in automatico prende i dati dal portale di polizia e lui ce l'ha già caricati tutti? Quindi io ogni giorno faccio un check-in, carico i dati, poi a fine mese scarico tutti i dati insieme. O devo farlo ogni giorno con il singolo check-in, ogni volta che carico i dati sul portale? No, è il contrario. Allora... è una possibilità che voi avete. Allora, diciamo che la questura è obbligatoria trasmetterla quotidianamente, su quello non ci piove. La possibilità che viene data dal portale, quindi l'ultima opzione che vi ho mostrato, quella di inserire anche il dato totale, dato completo del turista. Voi, se volete, potete utilizzare quella funzione, altrimenti potreste inserire una volta al mese, quindi entro il termine della trasmissione della dichiarazione, il totale,
il numero totale delle notti e dei pernottamenti. Quindi non è richiesto da nessuna parte appunto l'inserimento dell'anagrafica dell'ospite, quindi della carta d'identità, del numero di, non so, data di nascita, eccetera, eccetera. Ok, l'anagrafica, se volete, potete inserirla, ma è un'opzione che viene messa a disposizione per voi. Se volete, potete utilizzare quella funzione, però partendo dal nostro portale avete la possibilità di trasmettere alla questura e all'Istat, no viceversa, perché la questura non trasmetterà mai, e nessun portale, attenzione, nessun portale in Italia si può connettere automaticamente al sito della questura. Ok, quindi al massimo è un file che da un gestionale viene trasmesso alla questura, ma non viceversa. Quello non può esistere. Aspetta che vediamo scusa Davide. Sì. Allora, no, dicevamo con la signora, quindi praticamente c'è la possibilità, invece di fare le comunicazioni alla questura a fine mese a parte, se uno carica i dati sul portale, alla fine del mese uno potrà fare sia la dichiarazione sia la trasmissione alla questura, giusto? Sì, ma la trasmissione è comunque quotidianamente, attenzione. Quindi comunque se uno sceglie di utilizzare l'opzione, appunto quella di inserire il dato anagrafico e quindi di trasmettere il dato alla questura, la tempistica deve essere quella della questura. Quindi all'arrivo dell'ospite apro il portale di imposta di soggiorno, inserisco il dato anagrafico e trasmetto alla questura. Alla fine del mese la dichiarazione di imposti di soggiorno, diciamo, è già pronta, basta salvarla e basta. Ok. Salve, senta, io volevo chiedere, se uno si fa il conteggio delle presenze delle persone in un mese, ad esempio 200, sa che deve comunicare entro il 16 200 presenze e basta, non abbiamo bisogno di nient'altro, è corretto? È solo un calcolo di presenze, non ci vuole... Numero di ospiti, numero di persone e l'eventuale esenzione, sì. Sì, appunto quello che vi dicevo prima, a seconda della tipologia di struttura, del numero di ospiti, della tipologia di ospite, voi avete la possibilità di scegliere quale più si addice alla vostra tipologia. Non c'è, ripeto, né meglio né peggio. Scegliete voi quale preferite, quale più adatta alla vostra tipologia. Un ultimo chiarimento. Allora, se noi abbiamo una licenza annuale, ma facciamo una comunicazione al comune dove si dice che dal 1 gennaio al 10 febbraio la struttura risulta chiusa per manutenzioni o per quello che, insomma, la comunicazione che si deve fare per legge al comune quando si sospende la propria attività commerciale. In quel caso lì, per quel lasso di tempo, non è necessaria fare la trasmissione. Viceversa, se come tutti, il lavoro si concentra da maggio a settembre, cioè quelli sono i mesi in cui si guadagna, poi da settembre a maggio, quando si decide di rimanere aperto, ci sono dei weekend in cui si può lavorare, ma tendenzialmente si fa girare un po' di economia, appunto. Tuttavia, in quei mesi là, fossero anche 10-15 presenze, vanno comunicate. Sì. Regolare. Sì. Okay. O se anche dovessero essere, che uno è aperto ma per un mese risulta essere con zero clienti, fa una trasmissione a zero. Okay. Esatto. Sì, però la dichiarazione a zero è un pulsante, manda la dichiarazione a zero, cioè è proprio un pulsante da cliccare. Ok. Sì. Il sito attivo da oggi o da
Gli arriverà la mail, come dice. Sì, confermo, vi arriva la mail con la richiesta quella di creare la password, ecco. Eccolo qua, sì, è l'articolo 7,3. In caso di gestione in forma non imprenditoriale, quindi non partita IVA, di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, no, questa è quella della, no, quest'ultima per provvedere ad eseguire, questa è quella del possibile versamento cumulativo per più strutture. Quello della tariffa è... Se che sei sempre. Cos'era l'articolo 6? Questo non lo... Quello dei 100 euro? Sì, quello dei 100 euro. Il 4. Allora, no, allora, comunque... La tariffa forfettaria. La tariffa annuale forfettaria di quell'articolo 4,3. Quindi, scusate, allora... In sede di approvazione delle tariffe annuali dell'imposta, il relativo provvedimento, al fine di semplificare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire la facoltà per coloro che gestiscono immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, ovvero aree di sosta camper e campeggio, in forma non imprenditoriale, quindi senza partita IVA, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno in misura forfettaria sulla base del numero figurativo di un minimo di presente, a condizione che il tributo così determinato, che abbiamo detto che per il 2023 di 100 euro, sia versato integralmente al comune entro la data indicata al comma 3 dell'articolo 6, quindi oltre il 31 gennaio. Bisogna fare l'opzione, bisogna mandare al comune la dichiarazione di opzione per la tariffa forfettaria e anche fare il versamento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità e comporta il venir meno anche di tutti gli altri obblighi nei confronti del comune, previsti al successivo articolo 7, fatto salvo quello di informare gli ospiti di tale scelta con le modalità stabilite. Quindi comunque chi fa una scelta dovrà nella propria struttura avere due righe, un cartello che dice... qua si paga al comune di Tempio, si paga l'imposta di soggiorno, ma questa struttura ha optato per ok, perché chiaramente versando voi poi non la richiedete al turista, questo è il concetto. Sì. Non la chiedete più ai vostri ospiti. Ma come è la struttura posta con la partita solo con la concessione? Sì. Sono io che pago il cianciolo, meno la domanda zero al risentimento. Sì. Se la vostra struttura non si può ha questo inquadramento, sì. Ok. Non si può chiedere a niente, è per quello che ci va questa comunicazione, okay. Questo cartello. Perché? Il cartello è comunque che ce lo dà. Sì, poi vi daremo noi un modellino, scriveremo noi due righe. Questo è diciamo per il 2023, non è detto che nel 2024 venga... Allora, fondamentalmente, giusto per arrivare al nocciolo, okay? Questo è anche un sistema tale per cui chi ha la possibilità di versare 100 euro e diciamo togliersi questo impiccio, se lo vogliamo chiamare così, bene. È chiaro che se ci sono persone che invece esercitano un'attività ricettiva di qualsiasi genere e in qualche modo si vogliono sentire esonerati anche dal pagare 100 euro, questo è un sistema tale per cui si può anche cercare di stanare le persone che stanno affittando la casa, la seconda casa, la casa della nonna senza neanche versare i 100 euro. Okay. Noi vorremmo far sì che si crei un tesoretto per poter fare poi degli investimenti specifici con una destinazione turistica ben chiara a vantaggio di tutti.
fine. Non è fatto con l'intento di aggravare o è chiaro che poi cosa succederà? Ok, allora per quest'anno è prevista questa formula qua, diciamo forfettaria. Si vedrà se nel 2024 sarà ugualmente così, perché bisogna anche vedere effettivamente, cioè noi abbiamo fatto anche una valutazione basandoci su quelli che sono i dati che abbiamo ricevuto dall'Istat regionali, e sappiamo che a Tempio ci sono state, faccio un esempio, 80.000 presenze. Se poi dovesse venire fuori che queste 80.000 presenze sono venute fuori da 40 B&B, tutti con la formula dell'esenzione, diciamo, dell'imposta di soggiorno, e che quindi l'imposta di soggiorno alla fine la pagano i due o tre alberghi, più qualche agriturismo, più qualche altra, si valuterà cosa fare. Cioè noi stiamo cercando di trovare la formula migliore per tutti, non a discapito di una categoria piuttosto che un'altra. Ecco, giusto per essere, era corretto fare una distinzione tra gli alberghi e i B&B o gli alberghi e gli agriturismo, però poi teoricamente sto parlando, fra i vari B&B ci dovrebbe essere più o meno uniformità. Però per il 2023 si è scelto di fare questa formula perché vogliamo che veramente tutti contribuiscano, fossero anche 100 euro, perché poi 100 euro moltiplicato per un certo numero di persone, cioè un certo numero di realtà, può dare comunque un certo indotto, sì. Ok? E soprattutto questo strumento servirà anche, come diceva giustamente l'assessore, a posso usare lo stesso termine, stanare. Chi affitta camere e non dichiara nulla, perché noi poi andremo a fare con questo strumento una serie di incrocio di dati che ci consentirà di evidenziare quelle che sono le strutture sommerse. Cioè noi andremo a fare degli incroci anche con le pubblicità che vengono fatte sui vari siti e vedremo se quella struttura è stata o meno, ha provveduto o meno alla dichiarazione, perché è chiaro che se uno pubblicizza la propria struttura su qualsiasi sito va da sé che sta esercitando una certa attività. Se non hai provveduto alla dichiarazione, provvederemo poi noi a fare gli accertamenti del caso. E attenzione, chi ha diritto, diciamo, a questa formula forfettaria, benissimo. Chi non ne ha diritto, non è che si può in qualche modo sentire esonerato dal partecipare a questo gioco, fra virgolette, nel senso che comunque ci sono anche controlli incrociati che si fanno con l'Istat, con le dichiarazioni, cioè noi non vogliamo fare una cosa poliziesca dove si fanno i controlli continuamente, ci mancherebbe, però in un comune gestito o vissuto da persone civili si capisce che se tutti contribuiamo un pochino e poi questo pochino lo mettiamo a regime e lo programmiamo anche insieme, per quello che ho detto, se ci sono suggerimenti, siccome quello che noto io è sicuramente molto simile a quello che notate voi, anziché essere un'idea unilaterale, se è un'idea condivisa, anche il successo è condiviso, ecco, perché poi sarà un successo. Ci vuole un po' di fatica iniziale, però il risultato arriverà. Però io penso, assessore, che sia vantaggio anche loro, nel senso che è vero che vi creerà, diciamo, un'attività in più, no? Che è quella di gestire tutta questa, tutte queste i pernottamenti, quindi questo portale qua, che poi una volta che si prende un po' di pratica, secondo me è più, diciamo, è più semplice da gestire poi in seguito. Però va da sé che voi siete qua presenti, quindi evidentemente avete delle strutture che, insomma, lavorano e dichiarano quel che fanno. Viceversa, quelli che non lo fanno creano anche in qualche modo una concorrenza sleale, no? Quindi è anche a vantaggio un po' vostro quello di far emergere eventuali strutture che lavorano come fate voi, ma che non dichiarano quel che fanno, insomma. Penso. Oh, altre domande? Quindi vi arriverà una mail, chi non dovesse avere o cambiato mail di recente, oppure non è certo che noi abbiamo la mail giusta, magari si mette in contatto col numero telefonico che abbiamo messo nella pagina del sito nostro e niente, comunica poi i riferimenti corretti, ok? Grazie, sì. Devo. Visto la reazione del cittadino che è andato via, sì. Perché non paga? Sì. Non pagherà. Sì. Ci saranno le sanzioni. Ci saranno le sanzioni. Io sono per
È come non pagare l'IMU, è come non pagare la Tari, è la stessa cosa, succede. Scusa, era una domanda. Beh, cioè, ci sono le sanzioni tributarie, signora, che vengono a prendere. No, scusate, quanti BNB siamo? Quante strutture sono? E tutte siamo 26, 29, insomma, qui in genere siamo sempre gli stessi. No, no, ma guardi, guardi, noi ci siamo affidati anche per quello che noi ci siamo affidati anche ad una ditta che ha un certo tipo di esperienza, che gestisce tantissimi comuni anche di dimensioni più grandi del nostro, perché sono in grado di far emergere poi tutte queste strutture. No, è certo, giustamente. Capisco perché non però. Ogni volta è così, quando ci chiamano noi non ci siamo mai, se non ci interessa il nostro lavoro. Guardi, questo, come diceva Davide, è un obbligo tributario per voi, nel senso che non è questa. All'inizio l'imposta di soggiorno era nata in un altro modo, nel senso che gli operatori, i gestori delle strutture ricettive erano considerati agenti contabili, quindi dovevano pari prendere i soldi dal turista e riversarli al comune. Ora no, ora è stato cambiato già da un paio d'anni, proprio per evitare qualsiasi problema, anche perché il comune, cioè praticamente come funzionava, il turista doveva dichiarare di non voler pagare la tassa di soggiorno, quindi la struttura mandava questa comunicazione al comune che doveva andare a cercare questo signore, magari per 2 euro o 3 euro, per farle capire. Quindi, esatto, quindi come è cambiato? Da un paio di anni si è detto no, il gestore della struttura ricettiva ha in capo gli obblighi tributari e si può rivalere sul turista. Ciò vuol dire che se voi gli chiedete o no o meno i soldi al turista che alloggia da voi, poi voi sempre dovete pagare. Cioè la tassa è a carico vostro, questo è il concetto. Quindi se dovesse capitare che viene un ospite e per qualsiasi motivo si buca il boiler, non c'è né acqua né acqua calda, e a quel punto diciamo l'imposta di soggiorno non gliela chiedo, il turista non la paga, però rimane a carico. Speriamo che non succeda. Sì. Purtroppo sì. È come se si rifiutasse di pagarvi la locazione o il pernottamento, quello che è. È un'imposta che deve pagare. E per quel, però, per rifiutarsi deve succedere qualcosa di estremamente grave, no? Cioè, voglio dire. Vabbè, non può non pagare. Se è stato informato, è per quello che bisogna informare, cioè ci deve essere prova provata del fatto che il cliente lo sapeva. Ok. Bene, Davide. A posto così, dai, ci risentiamo. Considerate che probabilmente Davide potrebbe venire a gennaio, quindi nel caso, quando si inizierà a utilizzare, vogliamo aspettare i primi di gennaio che utilizzate il portale per qualche giorno. Poi magari, adesso vi do una data indicativa, intorno a metà gennaio, 20 gennaio, prima delle dichiarazioni che si devono fare al 16 febbraio, magari faremo un altro incontro con lui che verrà di persona. Ok. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie Davide. Ci aggiorniamo noi, Davide, ci sentiamo più tardi. Grazie per il momento. Ciao, grazie. Ciao, grazie.